Sono qua con Paolo Trabattoni, vincitore stagione 2016-2017, premio miglior giovane con il Mariano, squadra che è arrivata al quarto turno, corretto, dei playoff, la finalissima per salire in eccellenza, ancora sta aspettando il responso. Io volevo chiedere appunto a Paolo, che è stato voluto dal mister Danilo Battistini, che già l'aveva alla Prolissone, mi faceva questa riflessione mister Battistini, che appunto tra le varie squadre del girone A di promozione il ruolo di mediano centrocampista centrale è ricoperto solitamente da giocatori di grande esperienza, Sciala, Miele, e lui appunto ricordava il fatto che Trabattoni ha solo 20 anni. Come ti sei sentito questa stagione con tutta questa responsabilità sulle spalle di far girare una squadra intera di promozione? Ma il mister sia dall'anno scorso con la Prolissone, anche quest'anno col Mariano, mi ha subito dato in mano questo ruolo, questa responsabilità in mezzo al campo, e è una responsabilità appunto molto importante, perché comunque un mediano giovane, è raro appunto vederlo, come hai detto te, nelle squadre, però diciamo che appunto arrivando alla finalissima penso di aver dato un buon apporto alla squadra e aver soddisfatto mister Battistini, che comunque mi ha dato fiducia da 2 anni a questa parte. Sì, appunto, ricordiamolo Paolo, un passato recente alla Prolissone, poi c'è stato un brutto infortunio qualche tempo prima e prima anche un'esperienza alle giovanili del Monza. Paolo, una curiosità mia, qual è stata la tua migliore stagione? Forse verrebbe da dire mister Battistini, forse direbbe questa, non so se tu sei d'accordo con lui. Sì, sicuramente questa, perché abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, però anche a Monza, appunto come dicevi te prima dell'infortunio, avevo fatto una gran stagione giocando quasi tutte le partite, poi purtroppo verso aprile, quindi a fine della stagione, è arrivato l'infortunio, la rottura del crociato, e adesso quest'anno appunto mi sono tolto questa soddisfazione, diciamo che sono rinato come giocatore. E niente, leggevo alcune curiosità anche presenti sull'almanacco, c'è un bellissimo spezzone con la storia anche personale di Paolo Trabattoni. Avevo una curiosità, c'era scritto appunto che uno dei tuoi idoli, dei tuoi riferimenti è Andrea Pirlo, riferendosi alla vecchia generazione. Volevo chiederti, nella nuova generazione di calciatori professionisti, tra le nuove leve, se soprattutto in quel ruolo vedi qualcuno che ti piace, che potrebbe anche prendere il posto di Pirlo, a cui penso si possa dire ti ispiri. Sicuramente in quel ruolo lì, nuove generazioni, direi Marco Verratti, perché comunque gioca in modo simile appunto a Andrea Pirlo, però secondo me Andrea Pirlo è irraggiungibile come giocatore, come visione di gioco, e è proprio completo come giocatore. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare. C'è ancora un dubbio sull'anno prossimo, mancano ancora i responsi ufficiali, a prescindere da poi quale sarà il responso della categoria in cui giocherete, cosa ti aspetti dalla prossima stagione del Mariano? Mi aspetto sicuramente un gran Mariano, noi tutti speriamo appunto di disputare il campionato eccellenza, però cerchiamo appunto di dare al meglio sin dalla preparazione d'agosto e prepararci per affrontare il campionato. Io ringrazio Paolo, premiato miglior giovane stagione 2006-2017, e un saluto dalla serata di Lario Sport.